Finalmente, dopo 2 anni di pandemia, che purtroppo ancora non è terminata, siamo tornati in aula, in auditorium qui all'Università Cattolica, la sede di Roma, per il Graduation Day 2022, che completa il percorso di studi dell'anno accademico 2020-21. 2 anni evidentemente complicati, ma che hanno dimostrato però anche la volontà di tanti professionisti, di tanti giovani, di voler sviluppare le loro competenze proprio in un momento così difficile. Questa per noi è una grande dimostrazione intanto di interesse per quanto riguarda le attività della scuola, ma è anche una dimostrazione della volontà delle persone nel Servizio Sanitario Nazionale e coloro che vorranno lavorare nel settore salute di grande resilienza, proprio in momenti di difficoltà provare a trovare una risposta e quindi a dare qualche cosa in più. Oggi completano il loro percorso più di 230 studenti che hanno appunto conseguito i diversi titoli di master, sono 10 master quest'anno. Ho partecipato al master in Pharmacy Management e gestione della farmacia della Cattolica. L'ho fatto per avere l'opportunità di arricchire la mia esperienza professionale e questo master è stato la giusta scelta perché ho potuto conoscere nuovi colleghi e essere arricchita anche della loro esperienza. Ho seguito il master di comunicazione sanitaria che mi ha dato tanto perché ci ha unito anche se eravamo tutti a distanza e ci ha dato tante occasioni di riflessione, di lavoro e di crescita culturale, quindi sono molto contenta. Ciò che mi è piaciuto di più è stato il fatto che oltre alla teoria c'è stato anche un momento di pratica che è durato e che ci ha fatto anche creare un team building estremamente forte e che ad oggi più che diventare dei compagni di scuola sono diventati dei compagni proprio della vita che mi stanno consigliando e sostenendo nel mio percorso professionale. Pertanto consiglio a tutti questo master che è estremamente interessante e che vi lascerà qualcosa per il resto della vostra vita. Consiglio assolutamente di frequentare questo master a tutti i venditori come me che hanno voglia di crescere, che hanno voglia di relazionarsi in modo più compiuto e più corretto col mercato, avendo anche uno spirito propositivo, perché una delle note principali che è venuta fuori da questo master è quella che l'amministrazione chiede alle nostre competenze con molto garbo e molto rispetto, dico che io comunque sono un medico, di indicare, di consigliare, di dare anche una spinta e una, come dire, dei consigli appunto all'amministrazione, anche e soprattutto in funzione del PNRR, che è un'occasione enorme che non va affatto sprecata. Per il prossimo anno abbiamo in serbo una serie di iniziative nuove, a partire dal Master internazionale in Healthcare Management, che è dedicato sia al settore salute che all'indotto e quindi all'industria del settore delle scienze della vita. Siamo molto contenti per i saluti e per gli attestati di stima arrivati da molte delle autorità che hanno partecipato appunto all'iniziativa di oggi.